La mostra organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e dalla Soprintendenza dei beni artistici, storici ed etnoantropologici di Bologna ricorda il centenario della nascita di Francesco Molinari Pradelli, non soltanto un grande collezionista, come vedremo visitando la mostra, ma uno dei maggiori direttori d'orchestra del Novecento, che ha calcato le scene dei grandi teatri in Europa, così come negli Stati Uniti, in America Latina. Si forma in realtà a Bologna nel Conservatorio Giambattista Martini e completa la sua formazione all'Accademia Chigiana di Siena e soprattutto a Roma sotto la direzione di Bernardino Molinari, ed è lì che apprende l'arte della direzione d'orchestra. Calcherà le scene al Metropolitan di New York, ma soprattutto in Italia sarà richiesto dalla Teatro della Scala, l'Arena di Verona, il San Carlo di Napoli, insomma è uno dei grandi direttori d'orchestra del Novecento. La mostra prende il nome Quadri di una esposizione, perché fa riferimento a una composizione musicale in più brani di Modest Mussorgsky che nel 1874 visita la mostra di un suo giovane amico scomparso all'età di 39 anni. Visita questa mostra e colpito, ritornato a casa, decide di comporre un pezzo composto da tanti brani con i quali descrive i quadri, le opere che ha visto di questo suo amico da poco scomparso. Comporrà una quindicina di brani, tra i quali 10 che descrivono i singoli quadri, in modo molto analitico e molto convincente perché ci fa vedere le immagini attraverso i suoni della musica, e questo pezzo viene composto per il pianoforte e successivamente orchestrato da Ravel. La mostra si compone di 4 sezioni. In primo luogo il gruppo strepitoso delle nature morte, che è il cuore della collezione e ha reso molto presto famosa la collezione del maestro non solo in Italia ma sul piano internazionale, perché esporre 13 nature morte di grande interesse nella mostra fondamentale per gli studi della natura morta del 1964 a Napoli e quindi a Zurigo e infine a Rotterdam voleva dire aver anticipato gli stessi studi degli storici dell'arte che proprio in quegli anni stavano avviando le loro ricerche nel recupero di personalità del tutto sconosciute o di quadri ancora da scoprire. Prima ancora degli storici dell'arte, Francesco Molinari Pradelli sa individuare quadri di grande interesse che poi susciteranno la curiosità e gli studi degli stessi storici dell'arte. Oltre al nucleo centrale delle nature morte, si sviluppano nel percorso dell'itinerario di visita la sezione della scuola emiliana con quadri di grande interesse, dalla fine del Cinquecento come il quadro Il piccolo Lametto di Faccini, il quadro di Bartolomeo Cesi, e prosegue per tutto il 6 e 700 con un gruppo finale di 13 dipinti di Gaetano e Ubaldo Gandolfi, cioè i protagonisti della pittura bolognese del secondo Settecento. Prosegue la sezione della pittura veneta e infine quella napoletana. Queste sono le grandi 4 sezioni che compongono la mostra, ma se da un lato esauriscono i nuclei principali della collezione, non esauriscono invece l'ampio raggio di interesse, perché il maestro ha raccolto anche quadri lombardi, quadri toscani, quadri romani, anche se con una quantità minore rispetto a quella che la mostra evidenzia. A conclusione della visita della collezione, il visitatore è invitato a salire al piano superiore, dove in una piccola sala è possibile vedere la biografia, seguire i successi della carriera del direttore d'orchestra nelle varie città, nelle varie capitali europee e americane, e sentire anche delle registrazioni della RAI con i concerti diretti dal maestro. Quindi anche dal vero possiamo vedere la sua professionalità, riconosciuta di grande direttore d'orchestra. Ma la mostra solleva anche un problema, il destino della collezione. Grazie alla volontà espressa dallo stesso maestro Molinari Pradelli, la soprintendenza ha applicato il cosiddetto vincolo che ha conservato in modo unitario e ne ha impedito la dispersione al nucleo centrale di circa 117 dipinti, più notifiche singole su altri dipinti. E questo è quell'atto amministrativo grazie al quale noi oggi abbiamo potuto realizzare una mostra e allestire una esposizione aperta al pubblico, garantita anche in futuro.